Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. Io della guerra ne ho parlato molto, ne ho parlato attraverso la guerra di Piero e la ballata dell'eroe, soprattutto nella guerra di Piero attraverso i racconti che me ne faceva mio zio, il fratello di mia mamma, che si fece tutta la campagna d'Albania. Ho parlato di tutto questo e mi sono reso conto, come dicevo prima, che può anche darsi che io sia riuscito a scuotere lievemente la coscienza di qualcuno, ma non è servito assolutamente a niente. Fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andea, andea, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa e la pace si sfiora. Andea, andea. Due famiglie disarmate di sangue si schierano arrese, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. La cosa che più temo è che l'autorità, attraverso il consenso della maggioranza, lasci le maggioranze stesse libere di scegliere come comportarsi nei confronti delle minoranze, emarginandole, magari non soltanto non rispettandole, ma non tollerandole. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del San Crito. Ho parlato della guerra anche in episodi apparentemente marginali, come in Fiume San Creek, uno dei tanti massacri perpetrati ad opera di un gruppo di alcolizzati americani guidati da un certo colonnello Chivington, che naturalmente grazie anche a questo suggesto di eroismo fu naturalmente eletto al Senato della Repubblica negli Stati Uniti.